Ok, eccomi qua. Allora, mi faccio la doccia come avete visto, nel senso che ho fatto vedere bagno schiuma apposta perché mi devo fare una doccia e nulla. Allora, mi avete visto tutta la mia skincare. Adesso ho intenzione di, come si dice, di uscire un po' di casa, ovvero uscire, farmi una passeggiata, allenarmi un po', che poi, come dico sempre, è una sorta di parlare con voi, fare videovlog di mattina, così almeno parliamo un po' insieme e niente. Io dovrei anche fare il letto, ma non voglio molto bene, cominciamo bene. E niente. Intanto la mia bella colazione l'ho già fatta. E quindi, che tanto non so neanche che ore siano. Molto bene, ciao. E nulla. Dunque, dovrei mettermi qualcosa addosso. Vabbè, sono già vestita così, ma non so se va bene per uscire. Adesso mi guardo un po' allo specchio e valuto come vestirmi. Ma sì, dai, posso andare. Anche se con questa pancia non so cosa sembro, perché c'ero troppo. Non mi piace, sembra troppo. Non posso uscire, ragazzi, così. Non so se vi rendete conto, ma ho una pancia pessima, vedete? No, no, lo so che sembro, come si suol dire, in attesa, ma non lo sono, quindi mi respinge automaticamente questo outfit perché non fa per me, mi fa la pancia troppo imbuffata, non va bene, quindi a dopo. Una outfit sconsigliata. Allora, come potete ben vedere, come qui è sempre la stessa identica cosa, non è cambiato niente. Ho provato mille maglie, ma mi dà sempre lo stesso risultato, vedete? Non sono in attesa, vi giuro che non sono incinta e che la pancia è proprio troppo gonfia. Non ne ho idea, vabbè che gliel'ho mangiato come un non so cosa, come se non ci fosse un domani. Mi ha mangiato due pasti di due pasti, scusate, due piatti di riso belli pesanti, perché non sono pesanti, ma sono io che ho esagerato con le quantità, ovvero con le porzioni. A forza di esagerare con le porzioni, ecco il risultato, vedete? No, se io faccio così, la faccio rientrare, rimane un po', ma. Però quando lo lascio andare, ecco, vedete il risultato, ritorna. Che c'è da mettersi le mani ai capelli, quindi non ho idea perché fa. Voi direte, ma sei andata oppure in? Sì, ho fatto di tutto e di più, ma non c'entra niente. Quindi no, comunque lasciamo perdere. E secondo me è per il fatto che mangio troppo, troppo in fretta, poi mangio in porzioni troppo esagerate, eccessive, e quindi ecco che la mia pancia automaticamente si gonfia. Già, questa non è una cosa buona, fa sì che sembra un'attesa quando non è così. E già ve lo dico perché ne ho la prova. Sì, sì, io sono la prova vivente di quando mangio troppo. Questa cosa non è bella, ma è da capire perché mi fa vabbè che. Ah, tra poco, non so se il 14 o il 15 di settembre devo fare una visita alla visita. Più che altro mi addormenteranno per farmi la gastroscopia tra il 14 e il 15. Quindi ho già preso appuntamento per fare la gastroscopia e quindi vai. Non è un'allegria perché c'è poco da essere allegri. Ma almeno scoprono che cos'è questa ulcera che ho e da dove proviene. Così almeno io sto tranquilla, in pace, beata, che so cosa c'ho, di che morte devo morire. No, a parte gli scherzi, non se ne può più, ragazze. Sto tutte le mattine alzandomi tra le 4 e le 5, addirittura anche le 3, quando vorrei stare nel bel meglio dormire. Invece devo fare colazione perché viene appetito, mal di stomaco e malessere, quindi per forza che mi devo. Dare una svegliata e dire me la mangia perché sennò vomiti. Non sono anoressica, però ho un malessere allo stomaco. Non vi posso dire il male che ho perché non è.
Non sono, non posso dire, beh, basta, non me la sento, mi vergogno, ecco. È vero, non ci sarebbe nulla da vergognarsi, ma non voglio evitare di dire cavoli, scusate un po' la parola, i cavoli miei, per non dire altro, nella piazza di YouTube. È vero che se tu metti la tua vita in piazza su YouTube, oramai, stavo cadendo, oramai sei pubblica. Sì, lo so che è un canale pubblico, questo canale YouTube mio è pubblico. Vabbè, dimmi. Devo andare in Ah, acchiaregi. sì, piano. Tu se chiamano al telefono, prendi l'appunto. Oh, sì, va bene, Prendi il d'accordo. numero. Ho capito, no? Sto vloggando, posso vloggare Basta che non mi dai o no? No, consigli, ti sto basta. contenti, ma cosa stai dicendo? Cosa dici Se mai? qualcuno chiama, Ho sentito, prendi no? Un disintendici. A innaffiare. lo nostro in acchiaio. A quest'ora? Non A innaffia di quest'ora, sera. tu va, vieni in aria stasera. Oh, va bene. Come al solito non posso uscire per la macchina. Cavolo di passeggiata. Devo prendere appunti da sto cavolo di telefono. Già. Tanto so che non chiamo nessuno, appunto. È così, e basta. Non chiamano subito. Non è immediata la chiamata. La chiamata. Quindi non lo so perché. Ma ho il sospetto che non posso ancora uscire. E vabbè. Uscirò dopo quando. Uscirò dopo quando potrò. Comunque adesso stoppo il video e ci vediamo un altro momento. Ok, bene, allora, vorrà dire che bruci. Bruci, per adesso non esco perché sinceramente non mi va. Allora, ero fino adesso a guardare come innaffiava l'orto. L'orto che mio zio ha fatto, cioè ha ricreato con tanto, ha creato anzi con tanto amore. Che appunto ha fatto con tanto amore. E adesso stavo lì a osservare mia nonna come innaffiava l'orto. Allora, ci tengo a dire che sinceramente non so se uscirò oggi, ma penso di sì. Oddio, mi vedo tutta scura. Aspettate che apro la finestra, se mi riesce. Perché non mi deve riuscire, certo che mi riesce. Allora, ok, è una. Ok. Mi sa che io apro di tutto qui. E niente, comunque, dunque, vi dicevo che comunque. Perché mi vedo sempre scura? Non ho idea del perché mi vedo così scura. Boh, vabbè. Sono un bianco, non dico pallido, però. Niente. Se mi levassi questi, nulla, non cambia nulla. Vabbè, niente. A parte macchine che passano, cosa dirvi di bello? Che dire? Nel Turbino, Canyon della Monnezza, come si può dire a Roma. E niente. Comunque questa pancia qua, io non ne posso più vedermela così da quando ho questa cacchio di ulcera, boh, sta. Quest'ulcera maledetta che regna dentro di me, ma per carità. Oggi non ho mente di fare chissà che, però volevo andare un po' in giro, vi parlavo, ma mi sa che non ci vado con voi perché non vi porto con me perché oggi preferisco godermela da sola. Casomai vi porto nel prossimo videoblog in giro un po' per Palau. E niente. Tra l'altro, dopo questo video ho intenzione di fare il video di prodotti beauty e casa e anche mangerici perché ho aggiunto tanti video, cioè ho aggiunto tanti prodotti non solo per la casa ma anche per il corpo, tutto quanto. Tutti i prodotti possibili ed immaginabili, quindi stay tuned, ovvero restate sintonizzati sul mio canale perché ragazze. Ho tante novità, tante chicche da raccontarvi. E niente.
quanto riguarda il mio outfit è questo, come potete ben vedere. Aspettate, ecco qua l'outfit, non da casa ma per uscire, chissà quando uscirò mai e se riesci ad uscire. Ma sì, solo che per adesso è imprevisto, c'è stato un imprevisto perché devo aspettare che chiami qualcuno dal telefono di mia nonna e non lo so quando chiamerà perché non ne ho idea. Però nel frattempo, mentre mia nonna, come si dice? Mentre mia nonna annaffia, volevo dire, io aspetto che chiami qualcuno. Quando mia nonna si sarà liberata da annaffiare l'orto, potrò uscire, spero. Non che non possa uscire, ma magari devo anche fare il letto prima di tutto, perché così non se potete. Anche se tanto me lo faccio, poi lo risconcio da capo, lo ridisfo, voglio dire, sì, lo sto parlando in dialetto galurese, lo ridispo per dormire, perché io tante volte dopo pranzo, post pranzo, mi riposo, quindi vabbè, dettagli, niente. E a parte queste cose, cos'altro volevo aggiungere? Ah sì, vi volevo aggiungere che oggi andrò dall'estetista a farmi la ceretta, quasi tutto il corpo, tutto, gambe, ascelle, il viso, linguine ovviamente, perché non posso stare troppo, già era da qualche mese più che non andavo. Quindi oggi farò un bel pacchetto completo di ceretta, perché così non posso stare. Già ho il terzo crocifisso di oggi e non so come mai le ho lasciate così, ma non le tocco, non le scompiglio, perché se le scompiglio l'estetista mi si arrabbia, quindi non mi sembra il caso. Quindi le lascio così, le lascio crescere finché non poi non devo andare dall'estetista, anche perché oggi stesso devo andare all'estetista alle 2. A farmi la ceretta, appunto, ascelle, gambe, braccia, inguine compresa, più le ciapette, ovvero già avete capito che cosa parlo, ciapette, il poponzi, ovvero il sedere. Devo fare le chiappe perché qui avanza incombe la pazzia, ma purtroppo sono come la foresta amazzonica. Sì ragazzi, avete capito bene, sono un po' pelosina, ma la ceretta va fatta, perché io se devo andare a un'occasione speciale, o che ne so, tipo come in questo caso devo andare in ospedale a farmi un intervento per una gastroscopia, non è bene che mi perdano la foresta amazzonica, quindi via peli, via tutto, e si fa la ceretta e non ci si pensa più. Perché io sinceramente non mi va di stare tutta pelosa in ospedale, anche no, e quindi mi faccio la ceretta. Comunque ragazzi, questo deve essere un video non chiacchiericcio, ma bensì vlog sulla mia giornata, sul mio tutto fare, ovvero non il mio tutto fare, vi racconto un po' che cosa ho in mente di fare. Allora, stamattina, tanto per dircene una, ve l'ho ridetto, sì, mi sono rialzata alle 3-4 perché avevo mal di stomaco. Poi, non stavo bene, quindi ho preso e mi ho fatto da mangiare, ovvero, non lo so neanche io come spiegarvi, sì, ho mangiato i pancake, a parte i pancake mi ho bevuto un bel caffèuccio per guardare anche i vostri video e stare più sveglia possibile, perché altrimenti se mangio mentre sono mezzo addormentata rischio anche di mordermi la lingua, quindi no, grazie. E quindi ho detto, perché non mi faccio un bel caffèuccio, così mi sintonizzo dei vostri così mi sintonizzo nei vostri bellissimi e graditissimi canali YouTube. E quindi ho fatto così, mi sono sintonizzata nei vostri canali, spero che abbiate visto i miei commenti, perché ho cercato di passare un po' da tutti, e poi da tutti no, ma alcuni sì, alcuni li rimanderò a oggi pomeriggio prima di andare dall'estetista, se riesco, e poi andrò direttamente dall'estetista, non potrò più guardarvi, ovvio, logico, e
perché sì, ragazzi, preferisco rilassarmi anche a fare altre cose, non è solo guardare video su YouTube, devo ammetterlo. Voglio essere il più possibile sincera con voi. Il resto, cosa dirvi? Sì, dopo il settista, stasera vi prometto che vi guarderò altri dei vostri video, ovvero passo da altri canali, canale in canale, guarderò i vostri video e cercherò se riesco di commentare, altrimenti vi lascio un like e vi ho guardato. Spero che mi abbiate compreso che vi ho guardato tutte, perché io ci tengo a guardarvi tutte fino alla fine. Per chi non lo fa, ahimè, non è colpa mia, ma io giuro che lo faccio. All'inizio è vero, non guardavo tutto il video per intero, non per questione che mi annoiavate, perché non è vero che mi annoiavate. È più che altro perché, sinceramente, un po' perché avevo poco tempo di guardarvi. È vero, quando non si ha tempo, cosa ti metti a guardarvi, a guardarci? Però volevo lasciarvi giusto un like, guardarvi per metà e poi mettermi a fare le mie cosine di casa, che come giusto che sia, però non riuscivo a stare col telefono tutto il giorno attaccata a guardare sti vostri video. Sì, è vero, potevo metterlo in carica, lasciare scorrere il video come sto facendo tuttora, mettervi like e poi tornare sul video e cercare di commentare a senso compiuto, esattamente, sì. Però stavolta ci sto cercando più o meno, così per dire, di commentare appunto ciò che ho visto, o anche mettere solo like e altri commenti, tipo i soliti commenti che si mettono. È vero, non è giusto, però ragazze, non ho cosa dire. O metto like e guardo solo il vostro video, oppure non lo so, non ne ho idea. Però spero che vi piaccia lo stesso, che io vi guardo tutto, tutto, tutto per intero, perché altrimenti YouTube penalizza i nostri video. Se non ci guardiamo, se non ci supportiamo solo con il like, ma anche guardandoci tutto il video per intero, YouTube ci manda giù, 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 in fondo. Cosa vuol dire? Che ci penalizza e non ci mette tra i correlati, quindi tra i consigliati di YouTube. Quindi, come voglio dire, spero che abbiate capito sì, ma già lo so che l'avete capito come funziona YouTube, non c'è bisogno che ve lo dico io. Comunque è così, ragazzi. Aspettate che mi metto in maniera un po' più, in maniera, in posizione che riesco, ecco, perché così non va bene. Eravate messe così e non mi piaceva. Comunque aspettate che vi posiziono già, perché siete messe in una maniera poco carina. Allora, ok. Dunque, ce la farò a non fare danni? Spero. No, no, non mi piace così. Allora, dunque, ecco qua, vi ho appoggiato perché altrimenti non si capiva una mazza. Allora, sperando che l'audio si senta. Comunque metterò, insomma, monterò con KineMaster quello che i programmi di solito iMovie, perché iMovie è più intuitivo, come dite tutte voi, quindi va benissimo. A parte le urla di schiamazzi ai vicini, vabbè, niente. Sì. Allora, se vedete questo pezzo qua della tenda che non tocco se non mi cadete per terra, perdonate, ma non so più come mettervi. E quindi niente, cosa volevo dirvi? Cosa guarderò stasera in televisione? Non lo so. Forse, siccome c'ho anche io Netflix, guarderò qualcosa su Netflix. Altrimenti non lo so. Non ho idea di cosa guarderò. Se guarderò, ieri c'era il comico di, non mi ricordo, c'era un comico che è sempre Zelig, ma non mi ricordo come si chiama. Io lo so che vi dico sempre che i nomi, e questa volta non mi ricordo una beata mazza. Però cosa ci posso fare? Quindi a sto punto vi dico già una cosa, ragazze mie, che secondo me, sto parlando sempre del comico, è fantastico e simpatico, perché ha una simpatia incredibile. Voi direte: sì, ma cacchio, dicelo questo nome. Non me lo ricordo, ragazze. Era su, non so se era su Rai 3 o su Canale 5. No, se non erro era su Canale 5. Voi mi direte sì, se non lo sai tu.
dire che sarà su canale 5 perché ieri un po' mi sono addormentata all'ultimo, poi mi sono svegliata quando stavo per finire il film e aspettate, fatemi ricordare, fatemi pensare com'è che si chiamava il titolo di questo film. Manco quello non ricordo, a posto, top, come non detto. Vabbè, comunque cercatelo se ve lo trovate tra i correlati della televisione in streaming sulla vostra smart TV. Sicuramente ci sarà cosa c'era ieri sera, ci sarà ancora registrato. Comunque, sì, perché so che molti di voi si registrano in cosa, come si può dire, i programmi televisivi per quando non ci sono e se li riguardano quando sono a casa, ecco perché ve lo dico. Quindi secondo me potete cercare tra i canali della Mediaset, canale 5, quelli che sono i film che sono andati in onda ieri, appunto proprio ieri sera, e riguardarli e cercare il titolo, perché su canale 5 ieri c'era questo attore comico, che poi non è solo comico ma è anche sul melodrammatico, dove c'era la sua compagnetta di scuola che all'inizio della scuola le aveva detto e l'aveva dato della sfiga perché l'aveva mandato una maledizione, quindi no comment, vi lascio immaginare il tutto il macello che ho visto ieri nel film, però è stato un bellissimissimo film, quindi nulla, ve lo consiglio, è sul melodrammatico comico, ecco tutto sto film che ho visto ieri. Voi direte, sì, peccato che non ci dici il titolo, se non lo ricordo cosa vi posso dire, ragazze, sì, lo so. È un peccato, e va bene. E niente, ragazze, questo è quanto. Il video sta durando anche troppo per i gusti, perché allora siamo arrivati a 14 minuti di video. Io mi sa che concludo qua, non so più parlare, tra poco aiuto. E vi lascio, e se vi va iscrivetevi. Sì, ce la posso fare, non lo so. Allora, iscrivetevi al canale se vi piace questo canale frivolo, attivate la campanellina per farla diventare al suo punto nera, nel senso che se attivate la personalizzata non vi arriva niente, se vi arriva nessuna altrettanto, se mettete tutte le notifiche per ricevere sui vostri tablet e cellulare vi arriva tutte le notifiche di ogni mio video, ok? Quindi fatela diventare nera che vi arriverà tutte le mie notifiche ogni volta che pubblicherò un mio video, ok? Niente, poi seguitemi su Instagram, ovviamente, come fatte del resto, youtuber Melania trattino basso 8, e basta, ragazze. Se vi va, supportiamoci a vicenda con un bel pollicione all'insù e fatemi sapere, aiuto, sti schiamazzi di non so cosa, se sono macchina o che so. Comunque, like e commento. Un bacio, ciao, a presto.